Pamela Fersini e Alessandro Sposito, i veri motivi della rottura secondo lei. La storia d'amore fra Pamela Fersini e Alessandro Sposito è finita. I due si erano conosciuti nello studio di Maria De Filippi, la scorsa primavera, e avevano provato ad andare a Consocerai fuori dagli studi di Uomini e Donne. Ma come vi dicevo, qualcosa non ha funzionato, infatti prima lui e dopo lei hanno comunicato come sono andate a finire le cose. Quando i due avevano lasciato il programma di Uomini e Donne, erano usciti con i migliori propositi, le basi sembravano solide, si parlava di futuro e addirittura di avere figli insieme. Ma qualcosa non è proprio andata. Infatti Alessandro ha detto indirettamente della rottura a Magazine che lei non è stata sempre sincera. A queste dichiarazioni ha replicato quindi Pamela Fersini con queste affermazioni sempre a Magazine. Pamela Fersini racconta perché ha rotto con Alessandro Sposito. Pamela Fersini: la fine della nostra relazione? Quello che vedo io, anche sforzandomi, è una serie di pretesti. L'amore è libertà, non controllo assoluto. Nell'intervista che ha rilasciato Alessandro, dal mio punto di vista, non si è attenuto a fatti accaduti, per questo mi sento in dovere di dare ai lettori maggiori spiegazioni. Come donna devo difendere la mia dignità. Vorrei precisare che io non avrei parlato, per dispetto di quello che c'è stato. Ma visto che lui lo ha fatto, non ho altra scelta. Sempre la stessa dama ha continuato nel suo racconto parlando di lui, facendo capire chiaramente che forse quello non proprio corretto all'interno della coppia non era lei, ma era lui. Infatti ha detto: a mio parere aveva scarsa fiducia in me. Sicuramente la distanza non ha aiutato. La mansa dell'altro attanaglia l'anima, causando tristezza e abbandono. L'unico strumento ufficiale è il telefono. Quando mi è stato possibile ho sempre cercato di raggiungerlo per starci vicino. Poi però a un certo punto ho notato da parte sua un certo irrigidimento. E conclude la stessa ex dama dicendo che ha cominciato a chiedermi di spostare i voli, a volte li ho anche cancellati. Diceva di avere impegni di lavoro. Io sospettavo che non fosse così, che avesse altri interessi.